con la signora Maria Donata Chinni, meglio conosciuta con il nome di Donatella, classe 1912. Signora... 1912? 1912. 12, ho capito, perché in troppi ci sente, ma... Che attività svolgevano i suoi genitori? Come? I suoi genitori, che attività, che lavoro facevano? Mio padre è morto in guerra, mi è rimasto di 2 anni a me. C'è quasi 100 anni che è morto mio padre. Mia madre rimase con 5 figli. Certo che... E ha sostenuto lei la famiglia. E lei che classe ha frequentato? Io? La classe che ha frequentato? A scuola? La quinta elementare, sì. E a quanti anni si è sposata? A 22 anni, mi sembra, 22 anni. Quanti figli? 3 figli, tutte e 3 femmine. Bene. Ha sempre svolto questa attività? No. Abbiamo sempre il negozio di tessuti, sempre dietro al bancone, a Napoli, sempre a fare spese, in giro. Quella è stata l'attività da sempre a fare il negoziante. Negoziante. E com'era prima il commercio rispetto a oggi? L'attività è cambiata? Per la mia, se a seconda, che posso dire? Sono tutto cambiato, ma sì, i clienti, per esempio, tanti clienti, adesso la vendita è di meno, adesso ma io non ci sto più, questa mia figlia. I clienti prima era gente facoltosa o gente del popolo? Insomma, certo, c'è la persona che capisce, si mette alla ragione, c'è la persona che... a secondo. E cosa si vendeva di più? La biancheria, noi abbiamo sempre roba speciale, sempre siamo stati i primi per la... Il tipo di merce che avevate. Sì. Origine di Roma. Roma fu fondata 753 anni avanti Cristo, sulle rive del Tevere. Essa ebbe origine secondo la leggenda in modo favoloso. Era re di Alba Longa, città principale del Lazio, Numitore. Il fratello Amulio gli usurpò il trono, lo imprigionò, gli uccise un figlio e costrinse l'altra figlia, detta Rea Silvia, a farsi vestale, cioè sacerdotessa della Dea Vesta. Ma Rea Silvia si sposò segretamente ed ebbe 2 figli gemelli, Romolo e Remo. Quando Amulio seppe questo, ordinò che fosse seppellita viva e che i 2 gemelli fossero gettati nel Tevere. Ma il servo incaricato di annegarli ebbe pietà di loro e mise sulla riva la cestellina che li conteneva. Un pastore del re trovò i 2 piccini, li condusse a casa sua, dove vennero allevati da sua moglie soprannominata Lupa. Questo fatto diede grande origine alla leggenda che una lupa accorsa ai vagiti dei bimbi, li nutrisse col suo latte come si vede nello stemma di Roma. E cresciuti forti e robusti, e saputo dai loro pastori la sua origine, andarono ad Alba Longa, uccisero con altri Amulio e rimisero sul trono il nonno Numitore che era ancora in carcere, e decisero di fondare una città in riva al Tevere. Ma il momento di darle il nome venne a diverbio. Romolo uccise Remo e diede alla città il nome di Roma. Signora, ma questa storia l'ha imparata a scuola? A scuola, sì, alla quinta. E la ricorda ancora oggi così bene? Sì, sì. Il segreto di questa vita così lunga, cosa augurate ai giovani per arrivare a fare così tanti anni? Bella, questo non vi posso dire niente. Ho sempre lavorato, sempre a casa mia e mio marito, poi i figli. Non siamo andati mai in giro, per esempio, come vanno le persone a ballare... Noi siamo stati sempre il giorno al negozio, la sera si chiudeva, ci stavamo in casa, si mangiava, e poi la televisione passa. E basta. Ricordate qualche episodio in particolare durante il vostro lavoro? Magari, non so, qualcuno che non ha pagato, un episodio che vi ricorda? Ha pagato.
magari qualcuno che non ha pagato, un episodio in particolare che vi ricordate della vostra attività. E voglio, bella amica, quando si sono perse dei soldi che non sono venute a pagare e li abbiamo persi pure, secondo. Oggi rifarebbe lo stesso lavoro? Rifareste lo stesso lavoro? Oh, a questa età che posso fare niente più faccio adesso. Un consiglio per i giovani? Per i giovani, poveri figli, quelli che possono fare, che posso fare? Che... Cosa consigliate ai ragazzi di oggi? Figlia mia, che vi posso dire io che ai ragazzi di oggi? Poveri figli che si trovano, guarda, ci stanno quelli che stanno a difficoltà e stanno quelli che... Significate dei profondi, esclamavi a te, Domine, Domine, che saudi voce meam. Fiandaures tua intenta e sin voce de precazionis mea. Siniquitata observaveris, Domine, Domine, qui sustinebit. Quia pod te propizia, si est propter legem tua, sustinuite, Domine. Sustinui anima mea, in verbo eius speravit anima mea in Domino. A custodia mattutina usque ad noctem speret Israel in Domino. Qui abud Dominum misericordia et copiosa budeum redenti, et ips redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius. Requiem aeternam adonis Domine et lus perpetua luceat eis, requies cand in pace, amen. Siniquitata observaveris Domine, Domine qui sustinebit. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater nostro, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos, et dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, set libera nos a malo. A porta inferi, erue Domine anima seorum, requies cand in pace, amen. Domine ex audi orazione mea, et clamor meus, et veniat, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, requies cand in pace, amen. Donato mio Dio pietoso a quelle anime defunte in cielo l'eterno riposo. L'eterno riposo dona al loro Signore e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Complimenti. Il latino, meglio prima o oggi? Meglio era sempre prima, adesso è un pochino... Perché era meglio prima? Era un'altra cosa, la vendita, il cliente si metteva alla ragione, per... adesso capitano quelli che si prendono la roba, se ne vanno e rimane a lungo. Ripeto, a seconda per l'amica, che possiamo poi dire. Ok, noi facciamo tanti auguri alla signora Donatella. Grazie. Auguri, insomma, di tutti questi anni e che ce ne siano ancora tanti. Speriamo di no. Meglio. Oh, bella mia, quando uno è arrivato a 100 anni, che è una parola? Con quel che Dio vuole.